La sequenza delle immagini mostra nuvolosità estesa dalla Gran Bretagna fin sopra l'Europa centrale, dovuta alla presenza di una vasta fascia di instabilità. Sul Mediterraneo invece il cielo è poco nuvoloso grazie all'influsso di una zona di alta pressione atlantica che tende ad estendersi verso l'Europa centrale. Domani l'anticiclone ulteriormente organizzato sul centro favorirà la stabilità del tempo anche sulla regione alpina, mentre il sistema depressionario si sarà mosso verso sud-est, verso i Balcani, dove comprometterà le condizioni atmosferiche. Anche sull'Italia centrale, lungo l'Europa centrale e lungo l'Austria sono attese domani delle deboli precipitazioni, per il resto si stima bel tempo, con temperature massime che mediamente spazieranno tra gli 11 gradi di Copenaghen e i 23 gradi stimati a Palermo. E sulla Svizzera nordalpina domani dapprima ancora nubi, alcuni rovesci in graduale diminuzione a cominciare da ovest, e quindi in Vallese lungo le Alpi centrali un po' di sole, più a destra ancora deboli piogge. A sud delle Alpi generalmente bel tempo, ma soprattutto nella seconda parte della giornata, ed in Engadina nuvolosità a tratti più estesa. Temperature al nord generalmente stabili, le minime saranno comprese fra 8 e 10 gradi, le massime fra 12 e 18 gradi. Sulle pianure del sud minime stabili vicino a 12 gradi, massime in rialzo vicine a 20-22 gradi, e nelle vallate superiori minime fra 4 e 8 gradi e massime fra 10 e 16 gradi. Afflussi freddi in altitudine da est lungo l'altopiano di intensità debole moderata, e da ovest invece sulle Alpi di debole intensità, e ancora venti sudorientali sulle pianure del Ticino miti e di debole intensità. Zero termico in rialzo al sud vicino a 2800 metri, stabile al nord vicino a 2200 metri. Nei giorni successivi a domani e fino a domenica o lunedì della prossima settimana avremo giornate soleggiate al sud, ma con tratti della nuvolosità estesa, specie fra venerdì e sabato. Al nord invece saranno le nebbie ad impedire un buon soleggiamento alle regioni di pianura, almeno nella prima parte della giornata, mentre in montagna le condizioni saranno ottime. Quindi da martedì al sud è di nuovo perturbato e al nord è sempre stabile, con nebbie o passaggi nuvolosi e altrimenti soleggiato. Le giornate si accorciano sempre più, le ore di luce diminuiscono, infatti il sole domani sorgerà un minuto più tardi rispetto ad oggi e tramonterà due minuti prima. Arrivederci.